Cari amiche e cari amici, ben ritrovate nella mia umile dimora. Dopo la giornata di ieri, abbastanza movimentata per quanto riguarda, diciamo, i fumetti, torniamo nella calma del mio piccolo rifugio, dal quale voglio parlarvi di un albo che ho acquistato giusto ieri mattina. Mi trovo a passare dall'edicola e ho visto che era già uscito. Probabilmente è uscito sabato perché domenica non ci sono arrivi, e un po' in anticipo rispetto alla programmazione del sito Bonelli, che l'uscita mi sembra che fosse prevista per il 22 maggio, mentre io l'ho recuperato già ieri, che era 19, e già probabilmente, anzi sicuramente lo avevano già il 18, perché gli arrivi, cioè diciamo, le consegne in arrivo avvengono non certo la giornata di domenica. Per quanto riguarda i fumetti, detto questo, l'albo in questione è il Maxi Zagor numero 36. È un bel il cui titolo è I Mandriani. È una storia completa e ovviamente inedita. Come potete vedere, la cover, come sempre, la costina che probabilmente sarebbe da definire un po' costona perché è abbastanza spessa, e la quarta di copertina col solito breve riassunto della storia contenuta nell'albo. Ripeto, un balenottolo di 288 pagine, è abbastanza corposo. Io devo dirvi la mia, nel senso che io solitamente faccio riferimento solo alla serie regolare mensile del Zenith gigante, insomma, per quanto riguarda Zagor. Non sono diciamo, un fan, tra virgolette, di speciali e max, a parte il Color Zagor che piace tantissimo, per, diciamo, per il fatto che ha colori, per il tipo di carte, insomma, e anche per le storie molto belle. Non è che le storie dei Max o degli Special, gli speciali non lo siano, però insomma io preferisco, diciamo, la serie regolare, diciamo, mensile. Comunque, per quanto riguarda questo Max Zar, tant'è che non è che abbia acquistato nel corso degli anni tutti questi Maxi Zagor speciali, qualcuno così, a secondo della circostanza, magari se mi intrigava un po' il titolo, insomma, o il disegnatore, ecco. Comunque, detto questo, veniamo a parlare della storia contenuta nell'albo in questione. I Mandriani, dal titolo già si può, e dal titolo, dalla stessa cover, si può intuire che abbiamo a che fare con una storia di tipica ambientazione western, che esce fuori dagli schemi delle storie di Zagor, abituato, diciamo, a volteggiare fra gli alberi di Darkwood, anche se il nostro ha girato praticamente il mondo. Però, diciamo, non è, diciamo, l'ambientazione a lui congeniale, la prateria, diciamo, è il West, diciamo, classico. Questa storia, diciamo, è scritta come soggetto e sceneggiatura da Moreno Burattini, e i disegni abbiamo tale Oliviero Gramaccioni. La cover, come sempre, del bravissimo Piccinelli, che è ormai copertinista ufficiale di tutti gli albi di Zagor. Di che cosa iniziamo poi? Comunque, vorrei parlarvi innanzitutto della rubrica di Burattini, di cui vi mostro, diciamo, la pagina in questione, in cui Moreno spiega, diciamo, che in questa storia, a pagina 21, c'è un riferimento a cosa? All'albo numero 122 di Zagor, Addio Fratello Rosso. Non perché quest'albo sia un sequel, diciamo, di quella storia, no, non è una. Però fa riferimento alla stessa tribù di Osage, e proprio a pagina 21 abbiamo la ricostruzione di parte degli avvenimenti tragici di quella storia, come potete vedere. Ecco qua.
Io ovviamente non sto a raccontarvi tutto perché altrimenti, insomma, vi tolgo il piacere della lettura. Sicuramente abbiamo a che fare con la stessa tribù di Osage, Osage, quel che dir si voglia, coinvolta, diciamo, negli avvenimenti tragici di Addio Fratello Rosso. Ecco, perché? Perché in questa, ah, e poi Burattini parla del disegnatore, di questo Gramaccioni che, diciamo, un disegnatore, diciamo, storico per quanto riguarda Mister No. Voi sapete che io non ho seguito quasi per nulla, ho soltanto i primi due numeri, più il numero 100, insomma 200, quella roba lì di Mister No, perché non e quindi non sono ferrato per quanto riguarda autori e disegnatori di Mister No. E quindi mi sto rifacendo a quanto mi dice Burattini, che ovviamente fa notare che Gramaccioni è uno che disegnava Mister, è uno dei disegnatori di Mister, no? Detto questo, veniamo alla storia in questione. Abbiamo a che fare con questa tribù di Osage, abbastanza che rischia di entrare, dice, in guerra con i bianchi, perché ha subito l'ennesimo torto, cioè dopo aver firmato un trattato con i bianchi in cui veniva garantito da parte dell'esercito, diciamo, il sostentamento della tribù, si vede recapitare invece una mandria di al posto della mandria che era quella che doveva essere, diciamo, a loro fornita per il nutrimento, per il superamento della stagione invernale, si ritrovano davanti a queste bestie veramente inguardabili. Cioè, è chiaro che dietro c'è sempre, cioè, ci sono sempre i soliti cialtroni che per lucro personale recapitano ai Perle Rossa quattro mandrie, quattro mucche rinsecchite, e li privano della mandria fornita dall'esercito per rivenderla e guadagnarci. Ecco, in poche parole, questo. A questo punto entrerà in scena il nostro Zagor, che dovrà mettersi sulle tracce dei ladri, insomma, dei ladri del bestiame, di chi ha derubato gli indiani del bestiame a loro promesso. E per farlo dovrà, siccome non è ovviamente Zagor un esperto cowboy, dovrà diciamo rivolgersi all'aiuto di qualche altro, diciamo, cowboy professionista, tra virgolette, ma finirà per ritrovare, per costituire diciamo, un gruppo abbastanza squinternato, perché oltre a lui e al solito Cico, che sicuramente non può dirsi un cowboy provetto, si ritroverà praticamente con tre mandriani che si trovano a spasso perché non hanno trovato ingaggi: uno zoppo, un cowboy di colore e un ubriacone. Ecco, questo è diciamo, il gruppo che insieme a Zagor cercherà di recuperare la mandria per poterla poi riportare alla tribù degli Osage ed evitare che questi entrino, diciamo, scendano sul sentiero di guerra contro i bianchi, che poi sarebbe una catastrofe anche per la stessa tribù, perché verrebbe sicuramente sterminata. Detto questo, che cosa posso dirvi? Posso solo mostrarvi alcune tavole, cercando di non anticipare granché della storia in questione. Per quanto riguarda, diciamo, quest'albo, io in genere mi concentro molto più sui disegni, ma questa volta non voglio parlarvi dei disegni, preferisco non farlo, e voglio solo parlarvi della storia in sé, di come è congegnata, ed è abbastanza, diciamo,
Non è una delle storie che io che mi ha, diciamo, una storia che mi abbia entusiasmato, però diciamo, è una bella storia. Burattini è bravo, il soggetto alla sceneggiatura sono diciamo quantomeno da 7, insomma, buono, da acquistare, diciamo, da avere, specie per gli appassionati. L'unica cosa che no, l'unica cosa, cioè, questa storia è ben concia perché oltretutto i nostri per recuperare la madre e poi per guidarla fino a destinazione dovranno diciamo, affrontare numerose contrarietà classiche in quasi tutti i film in cui si parla di mandriani, di mandri, compreso Scappo dalla città. Film, diciamo, commedia brillante con Billy Crystal. Diciamo, stavo dicendo che quindi tutte le contrarietà tipiche di questo genere di avventure, partendo come vi posso dire, adesso cercherò di mostrarvi, diciamo, le difficoltà, che ne so, Salt, addirittura ci sono delle. C'è una scena in cui i nostri, inseguiti dalla banda dei criminali, sono costretti a un salto da una rupe nel fiume sottostante, cioè una cosa qualche volta vista, ma specialmente in qualche albo di Tex, adesso non sto. Con dei rischi, e già qui si comincia a perdere quantomeno una cavalcatura. Ecco qua. Dopodiché i nostri dovranno cercare di recuperare almeno le cavalcature, ci riusciranno, dovranno recuperare la madre, inizieranno la loro, diciamo, la loro avventura lungo la prateria e dovranno affrontare numerose difficoltà, come detto. Ovviamente prima dovranno recuperare la madre e per farlo useranno il trucchetto, il classico trucchetto di dar fuoco alla prateria, come potete vedere qui, per diciamo distrarre coloro i quali avevano praticamente preso la mandria. Per poterla poi, diciamo, portare a destinazione. Detto questo, si va avanti con altre difficoltà. I nostri recuperano la madre, come potete ben vedere, da queste scene, da queste tavole. E dopodiché dovranno affrontare la prima difficoltà, che è quella della pioggia. Classica difficoltà, classico temporale nella prateria, con conseguenze però, diciamo, letali. Quantomeno per uno dei poveri, diciamo, cowboy. Io non voglio farvi vedere la scienza perché sennò vi toglierei, diciamo, il piacere della lettura. Ma non finisce qui perché si va avanti e dopo, diciamo, la pioggia, siamo di fronte anche all'esondazione di un fiume, ecco qua, che rischierà di travolgere i nostri. Altro classico problema abbastanza comune in avventure del genere, magari in qualche film, ecco, i nostri comunque riusciranno alla fine ad avere la meglio anche su queste catastrofi naturali. Il resto era scontato, dopodiché si arriverà alla fine con lo scontro finale con i malfattori e con l'esito che vi lascio immaginare. Alla fine i nostri riusciranno a condurre la mandria ai loro legittimi proprietari, evitando una guerra tra gli Osage e i bianchi. Che posso dirvi di questo Maxi Zagor? Sinceramente esce un po' dai canoni, diciamo, delle storie zagoriani, diciamo. Io preferisco l'ambientazione classica, sono le foreste, il mistero, il fantasy, che sono elementi sempre presenti, diciamo, nelle storie, nelle avventure di Zagor.
Questa è una storia, diciamo, un po' sui generis, però, insomma, se volete trascorrere, diciamo, un'oretta di lettura in serenità, correte in edicola ad acquistare questo Max in Zagor e così lo aggiungete alla vostra collezione. Detto questo, io, il vostro umile cronista, vi saluta con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, del suo cuore, e vi dà appuntamento al prossimo video, augurandomi nel contempo un buon proseguimento di lunedì e ovviamente un buon proseguimento di settimana a tutti quanti. Alla prossima!